Abbiamo detto che nel momento nel quale consideriamo un fluido incomprimibile e pesante soggetto al suo campo gravitazionale, possiamo concludere che all'interno di questo sistema vale la legge di Steven, ovvero sia si mantiene costante questa quantità che abbiamo chiamato quota piezometrica, che è la somma, lo ripeto ancora una volta, della quota geodetica e dell'altezza piezometrica. Ora, come dicevo, è intuitivo rendersi conto di come questo ci consenta di valutare la pressione in qualsiasi punto del nostro sistema, nota la pressione in un punto. Se per esempio il nostro sistema è caratterizzato da una superficie libera, come dicevo prima, allora questa cosa è immediata. Immaginiamo, per fissare le idee, di avere un serbatoio contenente acqua di densità ρ, no? L'acqua la riteniamo essere un fluido incomprimibile, il sistema è soggetto al suo campo gravitazionale, e presenta pertanto una superficie libera. Presentando pertanto una superficie libera, sappiamo che i punti di questa superficie libera sono caratterizzati da un valore di pressione pari alla pressione atmosferica, no? Vediamo con Z quest'asse verticale verso l'alto. Dato un punto A qualsiasi appartenente alla superficie libera, è chiaro che la pressione in A è pari alla pressione atmosferica. Se consideriamo un qualunque punto B all'interno del mio sistema, e indichiamo con H con B l'affondamento del punto B rispetto alla superficie libera, no? H con B è l'affondamento del punto B rispetto alla superficie libera e di quanto dista nella direzione verticale il punto B dalla superficie libera. È chiaro che, scrivendo la legge di Steven, Z di A più A su gamma, gamma ovviamente per lo specifico è uguale alla densità nota per l'accelerazione di gravità nota, è uguale a Z con B più B su gamma, e pertanto possiamo calcolare B come A più gamma che moltiplica Z di A meno Z di B, cioè PA, che è la pressione atmosferica, più gamma, che moltiplica l'affondamento del punto B rispetto alla superficie libera. Questo pertanto ci consente di valutare la pressione in qualsiasi punto del nostro sistema, in quanto conosciamo la pressione sulla superficie libera. Ora, ovviamente è noto, che la pressione atmosferica vale all'incirca 10 alla quinta Pascal. Sappiamo che è un po' variabile da punto a punto della superficie terrestre, è un po' variabile anche al variare del tempo meteorologico, tra l'altro, no? Ma ovviamente possiamo pertanto immediatamente calcolare con questa relazione quella che è la differenza di pressione rispetto a quella atmosferica, la variazione di pressione rispetto a quella atmosferica. In realtà in molte applicazioni ci rendiamo conto che più che il valore assoluto della pressione, in realtà ci servirà la differenza di pressione rispetto alla pressione atmosferica, che ovviamente lo otteniamo subito a questo, perché scriviamo PB meno la pressione atmosferica è uguale a gamma
era. O allo stesso modo ci rendiamo conto che, poiché tutte le pressioni sono note a meno di un valore di pressione, no, la pressione atmosferica, viene l'idea di svincolarsi dal valore effettivo alla pressione atmosferica in un punto e definire pertanto quella che chiamiamo pressione relativa. Chiameremo pressione relativa il valore della pressione rispetto a quella atmosferica. Vale a dire che introdurre quelle che chiamiamo pressioni relative equivale a dire che stiamo sostanzialmente misurando non le pressioni, ma le differenze di pressione rispetto a quella atmosferica. Ovviamente nel movimento relativo delle pressioni, la pressione atmosferica vale se io definisco la pressione relativa come la differenza della pressione rispetto a quella atmosferica, ovviamente la pressione atmosferica in questo riferimento relativo delle pressioni varrà zero. Allora, da questo momento in poi, salvo avviso contrario, quando parlerò di pressione intenderò la pressione relativa. Solo se quindi se dirò pressione intenderò la pressione relativa. L'apice non ce lo metto più, per capirci, no? Però quando parlo di pressione intendo la pressione relativa. Solo quando vorrò far riferimento alle pressioni assolute le chiamerò esplicitamente pressioni assolute. Di norma parleremo di pressioni relative. Perché parliamo di pressioni relative? Perché, come ho detto, in genere a noi non interessa il valore assoluto della pressione quanto spesso la differenza di pressione rispetto a quella atmosferica. Perché? Ebbene, considerate per esempio la parete di questo serbatoio, no? Sulla parete di questo serbatoio, da questo lato agisce una forza che è comandata dalla pressione che sta nell'acqua, dall'altro lato c'è la pressione atmosferica. L'azione complessiva sarà data dalla differenza fra la pressione interna e la pressione atmosferica. Quindi alla fine a noi il valore che interessa è la pressione relativa, cioè il delta rispetto alla pressione atmosferica. Questo discorso ha anche il vantaggio appunto di permetterci di svincolarci dal valore di pressione atmosferica che abbiamo punto punto, no? Poi quando ci serviva la pressione assoluta dovremo in qualche modo misurare la pressione atmosferica e sommarla alle nostre pressioni relative. Ci siamo? Quindi da questo momento in poi parleremo di pressioni relative. Se parliamo di pressioni relative è chiaro che la pressione relativa fa sì che all'interno della mia massa fluida inquiete, la pressione vari da zero alla superficie libera a un valore pari a gamma per l'altezza del serbatoio, gamma al fondo. A questo punto diventa interessante, per esempio, rappresentare un diagramma delle pressioni con la curva, no? Perché questa relazione mi dice che la pressione aumenta e aumenta linearmente con l'affondamento. Aumenta linearmente perché questa relazione è lineare. Gamma è una costante perché sto parlando di un fluido incomprimibile, quindi la pressione aumenta linearmente con l'affondamento e passa pertanto da un valore zero al pieno libero a un valore massimo al fondo. Se chiamo H grande l'altezza di questo recipiente, la pressione al fondo sarà pertanto pari a gamma per H grande. La pressione all'interno di questo liquido incomprimibile e soggetto al suo campo gravitazionale varierà pertanto
in maniera lineare, crescerà pertanto in maniera lineare dal valore z fino al mio valore massimo gamma per h. Questa cosa ci consente anche di introdurre subito rapidamente, di risolvere subito rapidamente qualche problema. Per esempio, un problema che potreste porvi è quello di valutare la spinta che il liquido contenuto dentro questo recipiente esercita sulla parete verticale di questo recipiente, no? Primo problemino banale, semplice, ma che ha un interesse pratico, perché se io devo progettare il serbatoio che deve contenere questo liquido, per esempio questo è un serbatoio per acquedotto, allora il primo problema che mi pongo è: quali sono le azioni che si esplicano sulle pareti di questo serbatoio? Qual è la spinta che l'acqua esercita sulla parete di questo serbatoio? Bene, per fare questo calcolo ovviamente mi occorre conoscere innanzitutto quella che è la distribuzione delle pressioni. Perché? Perché nel momento nel quale io considero un pezzettino di aria, no? Una reola di aria, no? Che fa parte della parete di questo serbatoio, è chiaro che su questa reola di A si esplicherà una forza DF normale alla parete, che sarà il modulo pari alla pressione che si esplica al centro di questa reola di A moltiplicata la reola infinitesima di A. E ovviamente la spinta complessiva che avrò sulla parete di questo serbatoio sarà pari alla somma di tutte queste forzettine elementari, cioè all'integrale di queste forzettine elementari. Facciamolo subito perché ci rende probabilmente più chiaro tutto quello che abbiamo detto fino. Allora, consideriamo un serbatoio parallelepipedo, come quello che disegno alla lavagna, ok? Ora questo serbatoio contiene un certo liquido incomprimibile, per esempio acqua, fino a una certa curva. Ok? Quindi questo serbatoio contiene acqua fino a una certa quota H grande. Al di sopra è caratterizzato da una superficie libera. Ci siamo? Vogliamo calcolare la spinta che l'acqua esercita su questa parete. Ok? Bene. Ovviamente sappiamo che se consideriamo un elementino di aria dA, su questo elementino di aria dA si esercita una forza dF ortogonale a questo elementino di aria. Questa forza dF è pari alla pressione moltiplicata di dA. La spinta complessiva che si esercita sulla mia parete sarà pari alla somma di tutte queste spinte elementari. Anzi, se indichiamo con m il versore normale alla parete, in termini vettoriali la forzettina df sarà proprio p per dA per il versore m, e la spinta complessiva sarà pari all'integrale su tutta l'area di queste forze elementari df, cioè sarà pari all'integrale su tutta l'area di P per n in dA. Poiché il versore della normale a questa parete, che è una parete piana, ovviamente è uguale in tutti i punti,
ovviamente lo posso tirare fuori dal segno di integrale e ottengo questo risultato, che mi dice che la spinta che si esplica su quella parete, su questa parete che sto qui considerando, ha direzione ortogonale alla parete, verso che è contro la parete, ed in modulo vale l'integrale delle pressioni sulla mia parete. L'integrale delle pressioni sulla parete altro non è se non il volume del diagramma delle pressioni. Per cui, se io voglio calcolare il modulo della spinta su questa parete piana, mi basta calcolare il volume del diagramma delle pressioni. Ora, questo diagramma delle pressioni, lo abbiamo visto prima, ha una sezione triangolare e pari, ecco, qui vale 0, qua vale gamma per H grande, e ovviamente è un ovviamente un prisma a base triangolare, no? Perché a questa base triangolare andiamo a disegnare bene, no? Quindi è questo prisma a base triangolare che ha una sezione di base triangolare gamma per H e ha questa profondità L, che è la profondità del mio serbatoio nella dimensione ortogonale, ecco, la dimensione secondo la dimensione di questa parete. A questo punto posso quindi andare a calcolare immediatamente questo volume, e questo volume è pari all'area di base gamma per H diviso 2, quindi gamma H quadro mezzi, moltiplicato la lunghezza L, moltiplicato la lunghezza L, la profondità L di questa parete. Riesco pertanto a valutare anche il modulo di questa spinta. Per inciso, anche se questo poi lo vedremo più in generale fra un poco, per inciso è banale rendersi conto che questa spinta deve essere applicata a un terzo dalla base nel caso particolare. Perché? Questo ve lo lascio come esercizio. Ovviamente perché? Perché ovviamente tutte queste forze elementari che si esercitano sulle varie areole sono tutte quante in modulo la pressione per dA. Ora, poiché la pressione cresce linearmente nell'affondamento, ovviamente il risultante di tutte queste forze elementari starà nel baricentro del diagramma delle pressioni. Il baricentro del diagramma delle pressioni, guarda caso, sta nel baricentro del triangolo, come curva, no? Quindi sta un terzo alla base, ma questo è abbastanza semplice da ricavare. Quindi, come vedete, la conoscenza del diagramma delle pressioni, la conoscenza del diagramma delle pressioni è di base per anche poi per la valutazione di quelle che sono le azioni che un liquido contenuto all'interno di un recipiente esercita sulle pareti del recipiente che lo contiene. Andiamo avanti, perché abbiamo visto, abbiamo ricavato questa legge di Steino e l'abbiamo ricavata per la condizione di un fluido incomprimibile soggetto al campo gravitazionale, e abbiamo ricavato che per questo fluido la quota piezometrica si mantiene costante. Vogliamo ora considerare una situazione solo tardiello più complessa. Vogliamo considerare una situazione nella quale abbiamo a che fare con più fluidi, magari sempre incomprimibili. Immaginiamoci, per esempio, una condizione siffatta.
immaginiamoci di avere un sistema, un recipiente, che contenga due liquidi, entrambi incomprimibili, stratificati. La prima, ovviamente, il liquido superiore perché è una superficie libera. La prima affermazione che faccio è che i liquidi, per stare in equilibrio e in equilibrio stabile, devono disporsi in ordine di densità, che okay? Il liquido con densità più bassa deve stare in alto, il liquido con densità più alta deve stare in basso. Cerchiamo di capire il perché di questa cosa, innanzitutto, perché voi lo sapete che gli oli in generale hanno densità, per dare dei numeri d'oli grossolani, 800-900 kg a metro cubo, no? Per dare proprio, e poi ovviamente dipende anche da quale olio stiamo, a quale olio ci stiamo riferendo. L'acqua densità di circa 1000 kg a metro cubo. Pertanto è esperienza comune che l'olio galleggia sull'acqua, no? Se prendete una bottiglia, se avete messo una bottiglia sporca d'olio della vostra cucina, ci avete messo dentro un po' d'acqua, dopo un po' vi rendete conto che il sistema sta in equilibrio, sotto c'è l'acqua e sopra c'è l'olio. Ma adesso la mia domanda è, ma una configurazione di questo tipo, con l'acqua sopra e l'olio sotto, è possibile? Innanzitutto dal punto di vista statico è plausibile. Perché l'acqua esercita una forza sull'olio? Ebbene. Perché l'olio non esercita una forza sull'acqua? Ma l'acqua è più densa di l'olio. Beh sì. Allora, ragioniamo dal punto di vista statico. No, solamente statico. Ovviamente questa non la vedrete mai, eh? Ovviamente questa non può esistere. Cioè, partiamo dall'assunto che avete ragione, questo è impossibile. Però cerchiamo di capire perché è impossibile. Cerchiamo di capire da dove viene questa impossibilità. Allora, dal punto di vista, io a questo punto ho la legge di Stevino. La legge di Stevino dice che la quota piezometrica si mantiene costante in un punto incomprimibile e pesante. Ovviamente la legge Stevino, io l'ho ricavata per un fluido omogeneo, quindi la legge Stevino, guardate, io la posso applicare solamente a un fluido, la posso applicare fluido per fluido, non la posso applicare fra questo punto e questo punto, eh? Chiaro, no? Bene. Però la prima conseguenza della legge Stevino è che essendo il pelo libero orizzontale, allora anche la superficie di separazione fra i fluidi sotto il campo gravitazionale deve essere orizzontale. Questo perché? Perché se mi riferisco a questo fluido, ovviamente prendiamo due verticali, no? È chiaro che dentro questo fluido i piani orizzontali devono essere isobari. Allora, se io considero questo piano orizzontale, in questo punto ho una pressione che è data al più specifico per l'affondamento, in quest'altro punto ho una pressione che è data al più specifico per l'affondamento. Ci siamo? Ora, è chiaro che se per assurdo la superficie di confine fosse quella tratteggiata, inclinata, che ho qui rappresentato, che cosa avrei sostanzialmente? Avrei che, ovviamente in questo punto io dovrei avere la stessa pressione e pertanto in questo punto avrei una pressione maggiore, no? Avere una pressione maggiore che qua, ma questo darebbe luogo a uno sbilancio di forze su questa superficie, no? Che la vorrebbe mettere in movimento.
per stante ovvio che i piani orizzontali, sono anche i piani di separazione tra i due. Pertanto, se c'è un sistema stratificato, questo sistema stratificato deve avere anche le superfici di separazione che sono orizzontali. Ora, che succederebbe se avessi l'acqua sopra e l'auto sotto? Succederebbe una cosa semplice. Io potrei applicare la legge di Stevino, ecco, chiamiamoli 1, 2 e 3 questi punti, no? Ovviamente saprei che la pressione del punto 1 è 0, la pressione del punto 2 immediatamente sopra sarebbe pari a gamma dell'acqua per l'affondamento a K. Ovviamente la pressione che ho immediatamente al di sopra deve essere uguale alla pressione che ho immediatamente al di sotto della mia superficie. E poi a questo punto potrei calcolare anche la pressione nel punto 3, che sarebbe pari alla pressione del punto 2 più gamma olio per HB. E ovviamente avrei un certo andamento delle pressioni, che per inciso sarebbe di questo tipo, no? Avrei prima un'inclinazione maggiore e poi un'inclinazione minore del mio diagramma delle pressioni. Quindi dal punto di vista però dal punto di vista statico tutto funziona. Dal punto di vista statico è vero che io in due mi trovo una pressione più grande di quella che mi ritroverei qua, ma tutto funziona dal punto di vista statico. Qual è il problema? Il problema è il contenuto energetico delle due configurazioni, perché nel momento nel quale io metto l'acqua sopra, che ha una densità maggiore, questo sistema possiede una energia potenziale maggiore di questa, no? Questa configurazione è energeticamente, ha un'energia più alta di questa, perché ha un contenuto di energia potenziale più alto, perché ci sta più massa più in alto, ok? Quindi esistono due configurazioni, una che ha un'energia più alta e l'altra che ha un'energia più bassa. Ora, questa configurazione corrisponde a un minimo energetico di come possono disporsi acqua e olio. Questa no. E pertanto, ovviamente, poiché questa corrisponde a un minimo, ma questa no, ovviamente questa configurazione è una configurazione instabile, no? Non corrisponde a un minimo di energia, no? Nel corso di fisica di base avete sicuramente fatto riferimento a questo esempio, no? Avete un binario con una pallina che può scorrere su questo binario. Ora, concettualmente la pallina può stare in equilibrio su quel punto di sella del binario, no? Però basta una piccolissima perturbazione a buttarla giù. Invece, perché questo punto non corrisponde a un minimo energetico, invece la pallina in questa configurazione sta in equilibrio stabile, perché se le do una perturbazione, ebbene, la pallina tende a tornare verso la sua posizione originaria, perché quello corrisponde a un minimo energetico. E il discorso qua è lo stesso. Nel caso di fluidi stratificati, se io considero la configurazione col fluido più pesante al di sotto, questa configurazione rappresenta un minimo energetico e pertanto rappresenta una configurazione di equilibrio stabile. Quest'altra configurazione dal punto di vista statico è possibile, ma non la troverete mai, non si verificherà mai, perché corrisponde a una condizione di equilibrio instabile. Pertanto, ecco, se voi immaginaste concettualmente di fare questo, no? Io ho l'olio nel mio recipiente, poi piano piano comincio a sistemarci l'acqua al di sopra, no? Immaginate di poter spandere quest'acqua, ecco, in maniera
uniforme, lentissima, in maniera quasi statica, no? Oppure di poter far comparire l'acqua istantaneamente al di sopra del vostro olio, senza disturbare nulla. Concettualmente quella configurazione si dovrebbe tenere in equilibrio. In pratica questo non accade. In pratica questo non accade perché poi, poiché nella realtà esistono sempre i piccoli disturbi, no? Esisterà sempre una piccola simmetria, un piccolo disturbo, quello che sia. Questa configurazione di equilibrio instabile non potrà mai verificarsi. E pertanto, diciamo, troverete sempre la configurazione con l'olio al di sotto e l'acqua al di sotto. Quindi troverete sempre una configurazione con i fluidi più pesanti che stanno al di sotto. Ci siamo? Bene. Perché in realtà questi ragionamenti su quelli che sono sui fluidi stratificati ci tornano molto utili per comprendere le basi di funzionamento di degli strumenti più elementari che servono per la misura della pressione, che hanno tutti il nome di manometri a liquido. Poi nella realtà dal punto di vista pratico oggi non vengono di norma utilizzati se non in laboratorio per tarare gli altri strumenti, no? Cerchiamo di capire un attimo un paio di aspetti su questo. Immaginiamo di avere un serbatoio e immaginiamo che questo serbatoio contenga un certo liquido incomprimibile di densità ρ. Ora questo serbatoio non ce l'ha una superficie libera, ok? È un serbatoio chiuso ed è un serbatoio chiuso pieno di liquido. Per esempio è un serbatoio di gasolio, per esempio è il serbatoio di gasolio che sta al di sotto di una centrale di rifornimento, di una pompa di rifornimento. Il serbatoio è tutto pieno in sopra. Pertanto questo non ce l'ha una superficie libera. Potrebbe esistere una certa pressione nel punto 1 diversa da 0. Intendo pressione relativa, eh? Ovviamente nel momento nel quale esiste una certa pressione nel punto 1, nel momento nel quale io vado a tracciare il diagramma delle pressioni avrà questo andamento. Allora, sempre un andamento lineare, trapezio, no? Ovviamente questa è la pressione in 1 e la pressione in 2 sarà pari alla pressione in 1 più rho per g per l'altezza h del mio serbatoio. L'unico problema è che io adesso non conosco la pressione in 1. La cosa più semplice che si può fare per misurare la pressione in 1 è questa. Immaginiamo di praticare un bordellino di sopra del serbatoio e di connettere questo bordellino con l'ambiente esterno, no? Con l'atmosfera. Che succede? Succede che, poiché questo sistema è connesso con l'atmosfera, beh, deve per forza di cose ecco, costituirsi una superficie libera all'interno di questa cannuccia, no? E su questa superficie libera ci sarà la pressione atmosferica, cioè zero nel nostro riferimento relativo. Ci siamo? Questo sistema, questa cannuccia aperta all'atmosfera, la chiamiamo piezometro. È chiaro che se in uno c'è una certa pressione, applicando la legge di Steino,
cioè il punto A a contatto con l'atmosfera e il punto 1, detta questa altezza H con 1, cioè l'altezza che si instaura nel piezometro, no? È immediato vedere che la pressione in 1 è uguale a gamma, in più specifico, moltiplicato H con 1. Due gambe per lo specifico ovviamente pari a proprio G. Ci siamo? Allora, l'altezza H con 1 è, guarda caso, P con 1 su gamma, cioè proprio l'altezza piezometrica. Cosa che a questo punto dà ragione del termine altezza piezometrica che ho usato per il rapporto P su gamma che abbiamo considerato prima. Ok? Quindi l'altezza piezometrica è l'altezza che mi consente di misurare la pressione con un piezometro. Io cosa faccio? Collego al mio sistema questa cannuccia piezometrica, vedo dove si posiziona il pelo libero. Bene, io so che al pelo libero c'è la pressione atmosferica, cioè 0. La distanza che c'è fra questo pelo libero e il punto nel quale voglio conoscere la pressione è l'altezza piezometrica di questo, di quel punto. Pertanto la pressione è pari a gamma per H con 1. Okay? Un piezometro mi consente pertanto di misurare la pressione. Vedremo fra un po' di lezioni, quando cominceremo a parlare di movimento, che il piezometro non serve solo per misurare la pressione all'interno di un sistema in quiete, ma si può utilizzare sotto certe condizioni anche per misurare la pressione all'interno di fluidi in movimento, perché vedremo che in certe condizioni, su certe sezioni particolari di fluidi in movimento, la distribuzione di pressione è uguale a quella che abbiamo visto in idrostatica, okay? Cosa che estende di molto il campo di applicazione dei piezometri. Ora facciamo un conticino veloce. Conticino veloce è questo. Immaginiamo che nel punto 1 ci sia una pressione pari a un'atmosfera, no? Vale a dire ci sia un'atmosfera in più della pressione atmosferica. Noi sappiamo che la pressione atmosferica è pari a circa 10 alla quinta Pascal. Ok? L'altezza piezometrica corrispondente alla pressione atmosferica, se immaginiamo per esempio di fare riferimento all'acqua, no? Per l'acqua il peso specifico è 9806 newton a metro cubo, pari al prodotto della densità circa 1000 kg a metro cubo per l'accelerazione di gravità 9.806 metri su secondo al quadrato. Allora, a questo punto ho 10 alla quinta Pascal diviso 9.806 newton a metro cubo, mi viene fuori circa 10.33 metri. Ok? Quindi un'atmosfera misurata in un piezometro è un'altezza, è un'altezza d'acqua nel piezometro di 10 metri e 30 metri. Se avessi a che fare con un olio avrei 13-14 metri per ogni atmosfera. Allora, se io per esempio volessi misurare una pressione di 10 atmosfere, no? Nel riservatorio che contiene acqua, avrei bisogno di un piezometro 800 metri, no? Anche qualcosa di più. Cosa che mi dimostra che ovviamente concettualmente il piezometro mi consente di misurare la pressione, praticamente mi consente di misurare pressioni entro certi limiti, no? Per inciso, se io facessi riferimento a fluidi più pesanti dell'acqua, decisamente più pesanti dell'acqua,
per esempio sempre il famoso mercurio, no? Io mi rendo conto che in realtà mi servirebbe l'altezza di nome. Considerando che il mercurio, ovvero specifico di circa 13.000 newton al metro cubo, viene fuori immediatamente che un'atmosfera equivale a una colonna di mercurio alta 76 cm, no? Alta 76 cm, oppure 76 metri, oppure una colonna d'acqua alta 10 m33, oppure una colonna d'olio di 13-14 metri, oppure una colonna di aria di, ammesso che l'aria sia incomprimibile, il conto ve lo fate a casa. Vabbè, però vi rendete conto quindi che maggiore la densità del nostro liquido, del nostro fluido, e minore è l'altezza piezometrica che ci serve a misurare un certo valore di pressione. Minore la densità, maggiore è questa altezza piezometrica. Per poter misurare delle pressioni un po' più significative, piuttosto che i piezometri, si possono utilizzare quelli che si chiamano manometri a liquido, cioè dei sistemi che sfruttano, insieme i concetti che abbiamo visto per i liquidi stratificati. Ripeto, anche i concetti legati ai manometri a liquido che vediamo qua sono più concettuali che altro, perché poi nelle applicazioni pratiche di norma la pressione si misura a mezzo di strumenti un po' più semplici, di utilizzo più semplice, ma concettualmente più complessi, perché si basano su principi fisici più complessi, un po' più mediati, mentre ovviamente questi strumenti si basano sulla definizione di pressione, si basano sulla legge Stevin e poco più. Ok? I piezometri, manometri a liquido, di norma vengono utilizzati solamente in laboratorio per stabilimento, per calibrare gli altri strumenti che poi sono più mediati e che poi magari possiamo utilizzare in campo per la misura della pressione. Allora, per capire questo concetto consideriamo un altro sistema. Allora, immaginiamo di considerare un serbatoio, sempre il serbatoio di prima, no? È sempre il serbatoio di prima che contiene acqua o benzina, quello che sia. Ora però questo serbatoio lo collego a un tubicino collegato anch'esso all'atmosfera, ma in questo tubicino invece di lasciarlo libero all'atmosfera, di lasciarlo riempire di acqua, inserisco un altro liquido, che ha una certa densità ρm, che chiamerò liquido manometrico, ok? E ammettiamo ρm maggiore di ρ, ok? Questa cosa può essere solo così, ρm deve essere maggiore di ρ. Bene, ovviamente il tubicino è aperto all'atmosfera, per cui nel punto 1, in questo punto 1, la pressione vale ovviamente 0. Consideriamo il punto 2 e il punto 2 primo,
ovviamente la pressione del punto 2 vale il peso specifico del fluido manometrico per H. Ovviamente la pressione del punto 2' è uguale alla pressione del punto 2, perché questi due punti fanno parte dello stesso piano orizzontale all'interno dello stesso liquido. Attenzione, no, questo piano orizzontale non c'è la stessa pressione, perché questo è un piano orizzontale, ma passa per fluidi diversi, no? Solo su piani orizzontali che stanno dentro lo stesso liquido c'è la stessa pressione. Qui la pressione in 2 è uguale alla pressione in 2' uguale a gamma m per h. Pertanto a questo punto, se io volessi la pressione in questo punto 3, data la distanza a, potrei dire che la pressione in 3 è uguale a gamma m per h meno gamma, il peso specifico del mio fluido, per questa altezza. E ancora, se gamma m è molto più grande di gamma, come capita se per esempio, come capirebbe se usassi per esempio con un fluido manometrico il mercurio, no, rispetto all'acqua, questo termine è decisamente più piccolo di questo, e qui la pressione in 3 è praticamente misurata da gamma m per h. Dove sta il vantaggio? Il vantaggio è che io il valore di pressione, invece che misurarlo con un'altezza piezometrica che ha come divisore gamma il peso specifico del liquido che sto considerando, la misuro con un'altezza piezometrica che ha come divisore gamma m, cioè il peso specifico del liquido manometrico. Se il liquido manometrico è molto più pesante del liquido al quale voglio misurare la pressione, ovviamente questo mi consente di ridurre di molto le dimensioni del mio strumento. Per esempio, se voglio misurare le pressioni in acqua con liquido manometrico e mercurio, ovviamente riduco di 13 le dimensioni lineari dello strumento. Allo stesso modo, per esempio, potrei misurare le pressioni in aria con l'acqua, no? E a quel punto mi basterebbe tenere conto di quello che è il rapporto tra i pesi specifici, ovvero tra la densità. Tenete conto che mentre la densità dell'acqua è circa 1 kg al metro cubo, la densità dell'aria 1,6 kg al metro cubo, insomma, dipende dalla pressione che è ordinaria e quant'altro, ma ovviamente il rapporto è dell'ordine di 800, un rapporto di 700. Comunque il rapporto è estremamente significativo, ovviamente mi consente di misurare molto più semplicemente, in maniera molto più compatta, le pressioni, ovvero le variazioni di pressione. Dico ovvero le variazioni di pressione perché poi un sistema siffatto può essere anche posto, un tubo a U come questo potrebbe essere posto tra due serbatoi nei quali ci sono pressioni differenti, e il sistema in questa maniera potrebbe permettermi di misurare non già più le pressioni, ma le variazioni di pressione, ma le differenze di pressione fra i due sistemi. In questo caso parlerei di manometro differenziale. Unica altra notazione che volevo fare: se ripensiamo al sistema che abbiamo visto prima, quindi ripensiamo al serbatoio che ho considerato all'inizio, quello col piezometro nel quale arrivo a una certa quota, no? Nel quale l'altezza piezometrica mi consente la misura della pressione, ovviamente, come dicevamo, il diagramma delle pressioni è quello che
vado a disegnare in figura. Il piano che viene materializzato dalla superficie che sta nel piezometro va sotto il nome di piano dei carichi idrostatici. Piano dei carichi idrostatici. Ora, è chiaro che nel momento nel quale io ho a che fare con un sistema che ha più liquidi, ho differenti piani dei carichi idrostatici, perché ovviamente ciascun piano dei carichi idrostatici corrisponde a una differente situazione di altezza piezometrica, ok? Perché la stessa pressione, come abbiamo detto prima, può essere misurata con un'altezza differente di liquido a seconda della densità del liquido che stiamo considerando. Facciamo solo un ultimo esempio. E consideriamo invece un sistema nel quale sia un serbatoio come quello di prima, ma in questo serbatoio pieno di un liquido di densità rho, andiamo a porre il nostro piezometro e per esempio il nostro piezometro, ecco, scopriamo che si ferma a questa punta. Che cosa vuol dire? Questa cosa ovviamente vuol dire che le nostre pressioni al di sopra del piano dei carichi idrostatici, all'interno del nostro serbatoio, assumono valori negativi. Ora, questa cosa merita una piccola precisazione, perché è ovvio che le pressioni, che sono sforzi normali, all'interno di un fluido non possono che essere sforzi di compressione, perché ovviamente è noto che un fluido resiste a compressione, ma non può resistere a trazione. Avete mai provato a tirare l'acqua? Non ci riuscireste mai. In un fluido, non sono compatibili sforzi di trazione, non possono esistere sforzi di trazione. Motivo per il quale la pressione non può che essere uno sforzo normale di compressione. Anzi, io l'ho fatto implicitamente senza dirlo. Di norma la convenzione che si usa classicamente nella meccanica del continuo, per esempio la scienza delle costruzioni, è quella di tenere gli sforzi normali positivi di trazione e gli sforzi normali negativi di compressione. Ora, poiché nella meccanica dei fluidi sforzi di trazione non sono compatibili, dovremmo tenerci un meno dappertutto. Allora io questo meno l'ho omesso fin dall'inizio e ho assunto positivi gli sforzi di compressione. Questo mi dice pertanto che le pressioni assolute ovviamente non possono essere negative, no? Su un fluido io posso avere solo sforzi di compressione, quindi le pressioni assolute non possono essere negative. E le pressioni relative? Le pressioni relative? La pressione relativa rappresenta la differenza di pressione rispetto alla pressione atmosferica. Pertanto la pressione relativa, una pressione relativa negativa, vuol dire semplicemente che la mia pressione è più piccola della pressione atmosferica. Quindi una pressione relativa negativa può esistere. Ovviamente esiste un limite inferiore a questo. Esiste un limite minimo alle pressioni relative. La pressione relativa deve essere comunque maggiore della pressione assoluta meno deve essere ovviamente maggiore
del valore minimo della pressione assoluta meno la pressione atmosferica, perché se la pressione assoluta può attingere quindi valore minimo 0, la pressione relativa può attingere come valore minimo meno un'atmosfera, che vuol dire un valore della pressione relativa di meno un'atmosfera, vuol dire che la pressione assoluta è 0, no? Vuol dire la mia pressione relativa è al di sotto della pressione atmosferica, della pressione atmosferica, quindi la pressione assoluta è 0. Ma al di sotto di questo valore, cioè al di sotto di meno un'atmosfera, di circa meno 10 alla quinta Pascal, io non ci posso andare. Ci siamo? Al di sotto di meno un'atmosfera, io non ci posso andare, perché un valore di pressione relativa di meno 2 atmosfere vorrebbe rappresentare una pressione assoluta di meno un'atmosfera, cioè uno sforzo di trazione di 10 alla quinta Pascal, che non è compatibile con il liquido. Pertanto le pressioni assolute non possono essere negative, le pressioni relative possono essere negative, ma non possono andare al di sotto di meno un'atmosfera. Se lo guardo con riferimento al piano dei carichi idrostatici, ovviamente questo mi dice pertanto che questa distanza, chiamiamola delta, bene, questa distanza deve essere minore della pressione atmosferica su gamma. Ci siamo? Quindi, per esempio, per l'acqua l'altezza di ezzomedia corrispondente a un'atmosfera è pari a 10 m e 30 r. Quindi quell'altezza non può essere più di 10 m e 30 r. Per un olio quell'altezza non può essere più di un 13-14 metri, per il mercurio non potrebbe essere più di 76 cm. Ci siamo? Esiste quindi questo limite alle pressioni relative.